Evangelista, pressing di Marziali che prova a mettere pressione. Ugeri, il controllo, poi il tiro, Evangelista la blocca, primo squillo dell'Arcadia senza alcuna pecca. Agostinelli qui è bravo ad anticipare Cirillo, a rilanciare in avanti. Grelloni raccoglie fuori dall'area, spazio per calciare Grelloni! Scavalcato Evangelista e al 13° di gioco l'Arcadia va in vantaggio con il secondo gol stagionale di Matteo Grelloni. Ripartenza Arcadia con il lancio a cambiare il gioco per Luciano, arriva al controllo, Luciano riesce a tornare sul pallone, poi servire in mezzo, Ugeri al volo, mamma mia, di nuovo Ugeri con il tiro da fuori, Evangelista, ed è un'Arcadia che continua a premere, lo fa ancora con Melis, un altro anticipo, è buona, Melis mette giù il pallone, guarda la porta e calcia, fuori non di molto, ennesima azione pericolosa dei padroni di casa. Il cross in mezzo che arriva dove c'è Cirillo, la sponda di testa verso Minniti che ripropone in avanti, Francavilla la guarda uscire, pallone non lontano dal palo. Sulla tre quarti, punta d'Alessandro, raddoppiato il numero 11, converge sul mancino, pallone fuori, arriva a Grelloni, Ugeri, l'Arcadia al limite dell'area, ancora Ugeri, raccoglie, a spazio, prova di nuovo a calciare, trova la risposta di Evangelista che salva il risultato dal 2-0, mamma mia Grelloni. Pallone che corre verso la zona di Forgione, anche lui veloce, converge sul destro, Forgione prova a calciare, tiro alto di pochissimo, aveva controllato Evangelista con qualche brivido. Si riprende a giocare con Agostinelli, prova a saltare Cirillo, riesce a mettere il piede, poi in mezzo a due emerge Agostinelli con l'aiuto di Luciano, servito ancora, Agostinelli prova sul primo palo, trova la chiusura di Evangelista a coprire sul suo lato. Altri 5, anzi 6 giocatori con il completo giallo, va Melis, è un cross sul secondo palo per il colpo di testa e il pallone finisce dentro, arriva il raddoppio dell'Arcadia firmato da Agostinelli. Grelloni con il calcio d'angolo battuto, adesso il pallone passa, un altro colpo di testa ed eccolo qua il tris dell'Arcadia con Capitan Di Renzi che chiama tutti a festeggiare con lui, allungano ancora i padroni di casa. Rimessa battuta profonda nel cuore dell'area di rigore, Forgione scavalcato dal pallone che è ancora buono, la paratissima di Evangelista, il pallone a Cirillo, di ritorno Musci, ancora Cirillo, c'è spazio sulla sinistra, è da solo il giocatore del Torlupara che spreca mandando altissimo da una posizione invitante. Va Calzetta dentro all'area di rigore, il pallone passa, si tolgono il pallone in due, poi sfera fuori, buona per calciare e Francavilla la blocca, si fa trovare pronto. Manovra del Torlupara che ci prova con Cirillo, ha ricevuto da Martinelli, allarga per D'Alessandro, entra in area di rigore, allarga ancora il pallone, messo dentro, Francavilla in presa bassa, accudisce il pallone tra le braccia. Parte con il sinistro di Pasquale, il cross che arriva, Francavilla vuoto e il Torlupara accorcia le distanze, arriva il gol degli ospiti, prestazione del numero 8 e di tutta l'Arcadia, arriva il fischio nella partita più importante dell'anno, una prestazione maiuscola dell'Arcadia di Mister Salaris, sorpasso effettuato con una partita in meno ai danni del Torlupara che incontra la prima sconfitta stagionale, vince l'Arcadia.